Sono con Graziano Corradossi. Graziano, buongiorno. Buongiorno. Parliamo di pesce a Pistoia. Senti, è luglio, un paio di piatti del tuo ristorante per questa estate? Ma ora che sta venendo fuori il caldo, abbiamo fatto come antipasto un couscous con dei frutti di mare, con pomodori e dell'erba, e dell'erba cipollina, con radicchio. E di secondo abbiamo messo sul menù la padellata del Mar Tirreno con pesce azzurro, con scampi, gamberoni, cozze, vongole, ci mettiamo del palombo, un po' di pesce che si trova fresco di questi periodi, via, con dei pomodorini freschi anche lì, e ci mettiamo del prezzemolo e basta, cose molto naturali, senza molta lavorazione, perché un pesce quando è fresco va lavorato il meno possibile. Senti, mi dicevi che sarete aperti sia a luglio che agosto quest'anno. Sì, noi è già parecchi anni che di luglio e agosto non facciamo ferie, perché abbiamo riscontrato che da quando Pistoia un po' aumentato il turismo, le presenze anche degli stranieri, il lavoro non manca, sinceramente. Poi un po' altri locali vanno in ferie, sicché rimaniamo un pochi, per quei pochi che si rimane il lavoro c'è sempre, diciamo. Noi siamo sempre stati soddisfatti del mese di luglio ed agosto, da questi 6 o 7 anni a questa parte abbiamo sempre incrementato il lavoro. Senti, ma anche una frittura di pesce si trova da te? Ma proprio questa sera abbiamo la serata enogastronomica a base di fritto, con fritto di paranza, calamari, gamberi, totani, con della verdura in tempura, cipollina fritta, e come antipasto facciamo una pappa revisionata con frutti di mare, una pappa al pomodoro con frutti di mare. Bene, speriamo che questi piatti però non li farai soltanto per questa serata enogastronomica, no, ma li farai anche... Sinceramente si trovano sempre nel nostro menù, il fritto è una nostra specialità, diciamo. Questa pappa al pomodoro da un po' di tempo l'abbiamo messa nel menù e vedo che ha riscontrato un buon andamento, diciamo. Perfetto, allora niente, ci vediamo durante quest'estate qui a Pistoia. Sperando di lavorare sempre bene così come si sta lavorando ora. Bene, ciao Graziano, ciao, a presto. Grazie.